Allora, noi ci ritroviamo dopo un anno perché ti ho intervistato l'anno scorso a Mi Sanremo. ricordo, È infatti. stata la mia prima intervista dell'anno scorso, il primo Davvero? intervista video in assoluto, sì. Quindi. Infatti ti stavo guardando e dicevo, ma l'ho vista da qualche parte. Sì, assolutamente. Come stai? Bene, grazie mille, te come stai? Bene, tutto a posto, nonostante il delirio di quest'anno, però stringiamo i denti. Allora, io partirei subito parlando appunto di musica e televisione, perché quest'anno per te è stato un anno importante, cioè 2020 e 2021, insomma, è iniziato bene. In quale dei due mondi ti senti più a tuo agio oggi? Cioè, qual è il tuo mondo in assoluto, se c'è? Io credo di appartenere a più cose, nel senso non credo di essere una cosa sola. Mi piace recitare, mi piace cantare, sono due mezzi di espressione molto potenti. Amo fare entrambi cose, quindi no, non sono una persona alla quale piace scegliere. Ho così tante idee, così tante scuole di pensiero diverse che dire, ah, io faccio solo questo perché la società mi impone questa cosa qui, no. Quindi sento di appartenere sia al mondo della musica che al mondo della recitazione, dell'arte in generale. Hai mai pensato di fare magari un musical? Sì, però non sono brava a ballare, sono realista con me stessa, mi manca proprio della coordinazione dal punto di vista fisico. Sai fare recitare, sì, quindi magari. Chi lo sa, chi lo sa. Peccato che il musical in Italia è poco affrontato, poco studiato, però chissà, magari in futuro. Magari anche per andare all'estero. Magari, ma lo vorrei fare, lo farò prima o poi. Invece, tornando a parlare della fiction, tu appunto sarai protagonista di questa fiction dedicata a Nada, appunto che racconterà la storia di Nada, e anche lei ha esordito sul palco di Sanremo giovanissima, quindi sicuramente ci saranno delle similitudini con quello che hai vissuto te lo scorso anno. Quali sono queste cose simili e quali sono invece state le differenze secondo te tra te e lei in quel periodo? Ma sicuramente epoche e percorsi di vita differenti. Le emozioni io credo che bene o male siano state le stesse, cioè affrontate naturalmente in modo diverso, però forse no, perché dal racconto di Nada, sia nel libro che nelle cose che mi disse Costanza, lei non si rendeva conto di cosa stesse facendo. Neanche io, ma avevo consapevolezza del fatto che avrei avuto un'esposizione mediatica abbastanza importante, soprattutto quella della settimana di Sanremo, è pesante, è proprio incombente. Quindi forse sì, la leggerezza dello spirito di una ragazza di 15, di 16 anni, però con alcune diversità, naturalmente, direi. Come è cambiata la tua vita dopo Sanremo e adesso che ti stai appunto affacciando più volte con il mondo della fiction? Non è l'esperienza di Sanremo in sé che mi sta cambiando, che mi sta facendo crescere. È ciò che vivo ogni giorno che forma la mia persona. Però sicuramente tutte le esperienze che sto affrontando, sia con la musica che con la recitazione, condizionano e mi fanno crescere a loro volta in qualche modo. C'è un momento durante le riprese che ti è rimasto particolarmente impresso, una cosa che ci vuoi raccontare, un episodio, qualcosa? Vorrei soltanto esprimere la collaborazione che ho avuto con Costanza, il modo
Io quando ci penso dico proprio magico, ci siamo trovate sia a livello personale che a livello professionale, molto, siamo due persone molto simili. Quindi non sono episodi, è proprio il percorso che è stato fatto con costanza, di tranquillità e di collaborazione. Di coordinazione proprio a livello di idee, a livello di sentimenti, di affrontare le situazioni e le scene che stavamo andando a girare. Quindi questo. Allora, lo scorso anno mi ricordo che appunto mi avevi ribadito questa cosa dell'affrontare la vita giorno per giorno, quindi senza troppe aspettative, senza farti chissà quali film. Però ad oggi, quindi a distanza di un anno, c'è un progetto, un sogno che vorresti realizzare in ambito televisivo e magari uno in ambito musicale? Particolare, una cosa in particolare. Qualcosa in particolare no, vorrei però iniziare a lavorare e non fermarmi più, cioè vorrei girare un film e iniziare un altro, vorrei scrivere una canzone e poi farne un'altra, capito? Trovare un ritmo e cercare di mantenerlo costante, poi ci siano degli eccessi, ok, ma che rimanga sempre su. Un livello buono, che non scenda mai, che non ci siano mai momenti di depressione, se così possiamo dirlo, proprio no, non a livello spirituale, a livello concettuale e lavorativo, anche se è impossibile, cioè, ce lo raccontano tutti, però questo è quello che vorrei, lavorare e non fermarmi. Un personaggio con cui ti piacerebbe lavorare, magari, non so, un regista o un attore, stai comunque lavorando con bei nomi ad oggi, quindi magari un altro in particolare che proprio dici questo mi piacerebbe tanto averlo qui. Allora, mi piacerebbe molto lavorare con. Io no, non so il francese, non lo studio, non l'ho mai studiato neanche come materia a scuola, però mi piacerebbe lavorare su film internazionali, magari in lingua inglese cioè, mettermi alla prova. Registi, se ti devo dare dei nomi. Non te li so dire, un Guadagnino, mi piacerebbe lavorare un giorno con Guadagnino, magari, o se devo puntare veramente alle stelle con Wes Anderson, sarebbe meraviglioso lavorare, però chissà, chissà la vita che cosa è. Eh? I sogni, cioè, si sono fatti per essere pensati, no? Quindi, Esatto. perché no? Uno ci crede, poi ci sono degli obiettivi. Bene, io ti ringrazio tantissimo, non ti rubo altro tempo. Ti faccio Grazie a te. un grande in bocca al lupo per tutto e Viva il lupo. speriamo di rivederci e di sentirci presto. Speriamo. Grazie Grazie mille, mille. buona fortuna.